schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare da soli ancora funzionante ragazzi, contrariamente a quanti hanno detto che non funziona. Allora io lo sto facendo in una sessione privata e sto facendo questa procedura ragazzi perché a me normalmente non riusciva. Allora vado in primis ad unirmi ad un colpo Domus Dei, ai colpi dell'apocalisse per capirsi insomma, no? Dai. Quindi quando sono dentro al colpo e come ho la possibilità premo subito cerchio e esco dal colpo. Qui il gioco non lo so, lagga parecchio, infatti in questo modo mi ha dato la possibilità di fare il glitch. Se invece lo faccio in sessione privata e senza fare questo procedimento l'auto non si bugga sotto mappa. Quindi fate questo procedimento, vi troverete in culo al mondo come sto io sto in culo al mondo. Non sapevo manco che esistesse una base operativa qui, comunque vabbè, fa niente insomma, no, o meglio non credo che esista, non lo so, non so che dirvi ragazzi. Comunque chiamiamo il nostro Buzzard, io chiamo il Buzzard, voi fate come cazzo vi pare, andate a piedi, fate quello che cazzo volete e ci dirigiamo verso il nostro bunker ragazzi. Quindi adesso andiamo un attimino in velocità. Certo che pure mandato in velocità sto Buzzard a mancasso, sta a velocità per 3. Comunque vabbè ragazzi, ma a parte gli scherzi, ci dirigiamo verso il nostro bunker. No va, magari andasse così veloce sul gioco. E una volta che siamo al nostro bunker facciamo richiedi veicolo personale, perché giustamente ce l'ha messo in culo al mondo, io ce l'avevo in culo al mondo, quindi a questo punto faccio richiedo veicolo personale per farmelo portare. Io sto duplicando una Nero Custom. Allora duplicate solo auto di Bennis ragazzi, mi raccomando, non duplicate altre cazzate, perché comunque non ve le lascia vendere a prezzo pieno. Non pensate di fai furbi, duplico a deluxe, duplico quel, no, non duplicate in cazzo, dovete duplicare le auto di Bennis, punto. E a questo punto ragazzi vi preparate un'attività recente vostra, di un vostro amico, di che casa, di chi vi pare a voi insomma, che avete comprato un'auto, che avete riscosso una taglia, insomma lo sapete, ve la preparate, premete doppio tasto PS e tornate in game in maniera tale che ce l'avete bella e pronta. Quindi ci avviamo verso il nostro veicolo. Qui questa s'affoga che i tacchi in mezzo alla sabbia. Andiamo verso il nostro veicolo e ci dirigiamo verso il bunker ragazzi. Quindi andiamo per entrare nel bunker e al volo premiamo doppio tasto PS. Adesso vi faccio vedere. Bunker, doppio tasto PS, vado per accettare l'attività e mi fermo 60 secondi in questa schermata ragazzi. Dovete rimanere 60 secondi in questa schermata. E invece per tutti quelli che mi hanno detto che il glitch è troppo lungo, se volete mi date l'indirizzo, vengo io a farvela a casa il glitch, così fate un cazzo, vi mangiate solo i soldi su GTA e finisce la storia. Ah regà, il glitch è lungo, ma che vi pensate che io, a me fa piacere di pubblicare sti glitch, però il glitch è questo, quindi vi dovete accontentare. Quindi aspettate i 60 secondi, skippate il messaggio con cerchio e vi comparirà quella schermata che appena avete visto insomma, no? Ripremete due volte tasto PS, accettate l'ambaradam e poi lo skippate sempre con cerchio. Dopodiché andate ad avviare lo starter pack, entrate e uscite dallo starter pack. Qui vi farà muovere nel senso buono, non è che ve potete fare una passeggiata sotto mappa, ve potete solo muovere. Qui mi ha fatto un bug pazzesco ragazzi, ho fatto il volo del passero proprio. E a questo punto ragazzi l'auto come vedete non è in mappa,
è nostra, ci possiamo salire, ma non possiamo guidarla. Quindi che cosa dobbiamo fare? Adesso vi faccio vedere. Ci possiamo salire, è tutto quanto, avvia il motore, ma non ce la lascerà guidare. Quindi l'unica cosa che dobbiamo fare è andare a prendere il centro operativo mobile. Quindi andremo a prendere il centro operativo mobile, qui stile manamanà, ragazzi. No, neanche manamanà, tipo Benny Hill, stile Benny Hill, insomma. Vabbè, comunque in velocità, dai, per capisse. E quindi prendiamo il centro operativo mobile. Io qui do una svirgolata, ragazzi, per metterla dritta la macchina, poi vedete voi, insomma. E dobbiamo parcheggiare il centro operativo mobile in maniera tale che il posteriore del centro operativo mobile sia verso la macchina, in maniera tale che ci compaia la freccia. Ci comparirà la freccia, premeremo la freccia e dopodiché premeremo cerchio. Non accetteremo di entrare nel centro operativo mobile. Il centro operativo mobile deve contenere un veicolo, ragazzi, mi raccomando. Quindi a questo punto ci dirigiamo verso la base operativa. Io qui non ho voluto fare tagli, ragazzi, su questo video, proprio per farvi vedere che il glitch va ancora, contrariamente alle cazzate che dite per tanti che il glitch non va, il glitch va ancora. Adesso vi faccio vedere pure l'orario. Siete voi che non siete capaci a fare nada, zappare patate. Chi non è buono a fare i glitch, annassa, zappare patate, che dovete fare solo quello. Quindi qui è la data e l'ora di oggi. No, io scherzo, regà, però comunque mi fate incassare quando mi dite: ah no no no, ma perché non scrivi patchato quando il glitch non funziona? Non scrivo patchato perché il glitch funziona, regà, se no scrivo patchato. Quindi non dico che sto tutti i giorni lì a provare i glitch, perché c'ho i cazzi mia pure io, però comunque sia li provo i glitch, mi informo se sono patchati o no. Fatto ciò, state nella vostra base operativa, dovete avere la BMX nella base operativa, per questo ho portato il video di prima, per duplicare le BMX, e vi dirigete verso il cannone orbitale, ragazzi. Una volta che siete qui, arrivate qui e vi dovete far comparire la freccia. Io adesso scendo, risalgo e la freccia c'è ancora. Quindi qui premete contemporaneamente freccia e acceleratore, ragazzi. Mi raccomando, ricordatevi di muovervi dentro la base operativa con la X, non con l'acceleratore, sennò perderete il glitch, insomma, ve lo fottete il glitch. Quindi a questo punto siamo fuori a piedi dalla base operativa e il glitch sta funzionando. Vedete che targa ho, ragazzi? Adesso, come salirò in auto, la targa cambierà. Se vedete un cazzo, ora la faccio vedere meglio. Vedete, la targa è cambiata, ragazzi. Quindi a questo punto che cosa dovete fare? Chiamare il centro operativo per la fase finale del glitch, e il glitch è fatto, ragazzi. Chiamiamo il centro operativo, andiamo a mettere l'auto nel centro operativo e abbiamo la nostra duplicazione. Qui ho fatto la piroetta, raga. Mettiamo l'auto nel centro operativo. Ovviamente c'era una LGRH8 nel centro operativo. Usciamo dal centro operativo e andiamo a mettere l'auto in garage. E il glitch è fatto, ragazzi. È semplice, è un po' lungo, ma semplice. Se non avete amici, come dite, tanti dicono: ma aiuti, ma aiuti, ma aiuti, come se non aveste nessun amico. Ragazzi, a me proprio mi fate rabbia, tanti mi fate rabbia proprio. Ma aiuti, ma aiuti, io posso capire tutto, però insomma. Vabbè, detto questo, ragazzi, la duplicazione è avvenuta. Spero che vi sia utile sto glitch e che vi sia ancora più chiaro. Un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti. No mercy.